Le grandi imprese non si fanno mai da soli. Dietro ogni campione, dietro ogni traguardo conquistato, c'è sempre una squadra di persone che lavora in sinergia per raggiungere uno scopo comune. Il Policlinico di Milano può contare su tante squadre. Una di queste, la più grande, è composta da migliaia di persone. Sono i benefattori che da sempre sostengono l'ospedale con lasciti e donazioni, permettendogli di crescere non solo in valore e capacità, ma anche fisicamente. Il nuovo ospedale, infatti, viene costruito quasi interamente con risorse interne, derivate dalla vendita e dalla valorizzazione degli immobili che sono stati lasciati dai cittadini nel corso dei secoli e dalle donazioni che ancora oggi giungono all'ospedale. I benefattori hanno visto lontano e hanno creduto in un progetto con uno sguardo al futuro e hanno deciso di dare un contributo per poterlo realizzare. Di fatto hanno creduto in una grande istituzione che è il Policlinico di Milano e le hanno dato fiducia. Accanto a questa squadra, dal passato secolare, c'è però un altro grande gruppo di persone che supporta il nostro Policlinico. Sono i medici, gli infermieri, i sanitari, i ricercatori, i tecnici e gli amministrativi che ogni giorno lavorano con impegno e si sentono parte di una grande impresa. L'attività dell'ospedale in questi anni non si è mai fermata, nonostante un cantiere che ha diviso in due l'area ospedaliera, che ha ridotto gli spazi e reso difficoltosi gli spostamenti. Questa grande squadra di donne e uomini ha sempre garantito il massimo livello di impegno affinché i malati e tutti i visitatori potessero ricevere le cure e l'assistenza migliori. Il nuovo Policlinico sarà quindi il traguardo raggiunto grazie al contributo di tante persone. Sarà ancora di più luogo d'eccellenza medica e scientifica a servizio dei cittadini, con benefici per tutta la città in termini di salute, benessere e ambiente. Sarà anche il promotore di una rigenerazione urbana che, in parallelo alla costruzione del nuovo ospedale, vede la realizzazione di alloggi in housing sociale in molti quartieri cittadini. Infatti, gli immobili donati al Policlinico dai benefattori non sono stati utilizzati unicamente per finanziare la costruzione dell'ospedale. Una parte di essi è stata riqualificata, contribuendo a generare valore per la città attraverso progetti di social housing per rispondere alle nuove esigenze abitative di Milano. Grazie a quest'opera restituiamo alla città ciò che ci è stato donato nei secoli. Stiamo di fatto costruendo quel futuro in cui i benefattori hanno creduto e che ci hanno lasciato attraverso le loro donazioni.